Un capannone industriale, ex sede della Cedit a Roccasecca, diventa location per un polo fieristico d'eccellenza in cui confluiscono fino a domenica oltre 100 stand che abbracciano diversi settori e che hanno richiamato l'attenzione di visitatori provenienti dall'intera regione Lazio. Un evento unico, non solo unico, ma è la prima volta che si avvera a Roccasecca e non solo. Ci sono oltre 100 espositori che sono partiti da tutta la provincia, anche da fuori regione, per venire a onorare questa fiera. E quindi per me era un dovere, un obbligo essere qui stamattina. L'edizione 2014 dell'evento fieristico diventa occasione per coinvolgere i ragazzi degli istituti superiori della provincia di Frosinone, che hanno potuto toccare con mano i progetti, le idee, i prototipi studiati tra i banchi di scuola. È stata una bella esperienza anche per il futuro, perché abbiamo imparato nuove cose, abbiamo visto anche nuovi progetti, molti nuovi prodotti e cose che potremmo utilizzare comunque nel futuro nella costruzione di case e in progetti, diciamo. Abbiamo appreso tantissimo, cioè abbiamo visto le combinazioni, l'isolamento, molte cose che possono servire. Tra gli obiettivi dell'evento fieristico c'è anche quello di creare un rapporto stretto tra scuola e lavoro in un'ottica tutta europea. Io credo che un polo fieristico debba essere il punto di partenza, definiamo così, di una nuova cultura professionale, far capire ai ragazzi che la vita professionale è importante, il mondo del lavoro è importante, ce lo dobbiamo costruire, ce lo dobbiamo inventare, dobbiamo rinnovarci, bisogna partire da qui, questo è il mio punto di vista, il mio e di tutta l'organizzazione. Infatti questa fiera l'abbiamo pure selezionata nella qualità degli espositori, appunto per dare delle risposte concrete, quindi non fare un discorso di business, ma fare un discorso di qualità.